ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, per chi mi segue sa che il mio canale è prettamente dedicato al make-up, però non tutti sanno, e quindi ora ho veramente voglia di dirvelo, che oltre al make-up una mia grande passione, sin da quando ero piccina, sono le cose di cartoleria, quindi i quaderni, gli astucci, le agende, penne, matite, tutto quello che concerne il mondo scolastico, che sia scolastico, ufficio, o, insomma, ho questa passione. Nel corso di questi mesi non ho voluto, non ho voluto, comunque non sembravo che fosse dunque inerente al mio canale, però siccome è veramente una gioia, un piacere rendermi partecipe anche di questo, io oggi ho preparato questo enorme, mega, grandissimo haul di Back to School. Quindi, bando alle ciance, io inizio subito con la carrellata di quaderni, di materiale che io ho raccolto da un anno a questa parte, anche perché giustamente li utilizzo, quindi quelli che ora voi vedete non è tutto un acquisto fatto in un giorno, ma bensì in anche un anno. Però iniziamo subito, altrimenti il video diventa troppo lungo. Iniziamo subito con i quaderni, una carrellata velocissima, perché altrimenti non finiamo più. Allora, iniziamo subito dai quaderni ad anelli. Questo qui è della tinta unita, hanno la particolarità, non so se riuscite a vederlo, che sono fluorescenti, forse con questa luce non si vede tanto, e la copertina è così morbida, sembra gommata, ed è a quadri, premettendo che io preferisco i quaderni a quadri. Poi, non ho dove metterlo, anche questo qui, un quaderno ad anelli, soltanto che è a righe ed ha dei divisori trasparenti, questi qui, quindi buoni per prendere materie, appunti per materie differenti, io mi ci trovo benissimo. Poi ho comprato questi qui della Oxford, mi sono costati pochissimo, e sono in pratica questi fogli con queste piccole decorazioni qui. E i fogli sono molto lisci, perché questi qui hanno la particolarità, vi faccio vedere, di poter fare la foto tipo scanner, fare la foto degli appunti senza che venga sgranata e ho problemi che poi non fanno vedere appunto il testo. E l'ho preso sia questo colore turchese fucsia, sempre a quadri, e questo qui viola, che poi, se ben sapete, il viola è il mio colore preferito. E questi sono quadernetti. Poi c'è questo qui, che niente, mi piaceva, è semplicissimo. A me piacciono molto le righe azzurre, queste sono azzurre, non so se lo capite, però questo qui è molto carino, e quindi l'ho comprato per questo. L'ultimo che ho comprato, questo qui, un raccoglitore, è bellissimo, giallo fluorescente, e ha righe, purtroppo a quadri non c'era, quindi a righe. I divisori sono molto belli, perché da questo lato si possono sganciare e riutilizzare per un altro quaderno ad anelli in futuro. E la cosa bella è che qua questa linguetta qui si apre, potete inserire l'argomento che volete, appunto, riuscite a trovare, volete trovare subito. Questo qui l'ho pagato 3,90 euro, sì, 3,90 euro all'Eurospin. Sono riuscita a trovarlo, purtroppo era l'ultimo. Questo è inutile, è famosissimo. Stessa cosa con i divisori. Questo qui è di Tiger ed è nella collezione permanente. Ce l'ho sia così che grande. Questo qui è un quaderno fatto con l'elastico a righe. Questo qui è di Tiger, credo sia di Tiger, sì. Poi, questi quaderni qua, sempre di Tiger, sono molto sottili. Vi faccio vedere subito, sono molto sottili a righe, la carta non mi piace tantissimo, però ok, il quaderno è molto carino ed è praticamente così, trasparente in carta. Questo qui pure da Tiger. Questo qui non mi ricordo dove l'ho comprato, perché è passato un po' di tempo, ed è praticamente questo quaderno, c'era anche in formato A5, credo, sì, quindi quello più piccolo, ed è a righe, c'è anche dove mettere la data, ed è sempre con i divisori, tutti questi divisori,
Questi qua però, a differenza degli altri, non si possono riutilizzare, ma vedremo di farlo comunque. Questo qui è uguale a quello lì di Tiger. E questo è un quaderno normale della Comix, un quadernone della Comix. Mi era piaciuta tanto la copertina con questi richiami viola. E questo è a quadri. E questa è la prima carrellata. Ragazzi, non so se finiremo mai questo video. Mi auguro di sì. Passiamo agli altri. Questi sono dei divisori con le lettere alfabetiche. Queste qua mi servono proprio per individuare l'autore e le cose appunto che devo studiare. Questo qui che è carinissimo. Questo è un quaderno con la... Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Con questa copertina, non so se riuscite a vedere questi glitter. Ok. The Unicorns Made Me To It. Questo qui è a quadri con gli anelli rosa ed è gommato ed è veramente, veramente molto puccioso. Poi, va bene, li sistemo dopo. Questo è un semplice quaderno della monocromo, con i quaderti un po' più grandi, però mi piaceva il colore. Poi, quaderno ad anelli, questo qui, guardate, è stupendo. Questo va dalle sfumature del celeste, il viola, il rosa, il salmone, mi piace tantissimo. Dentro è bianco. Questo è un altro quaderno sempre della tinta unita, molto molto bello, simile a quella d'anelli che vi ho fatto vedere prima. Questo qui è a quadri, ovviamente, ed è morbido, la copertina è morbidissima ed è bellissimo. Questo è un raccoglitore di Tiger dell'anno scorso, credo. L'ho preso questo qui, glitterato rosa. Un cartonato. Questo qua è buonissimo perché in pratica se dovete prendere appunti o fare dei riassunti è molto spesso e qui avete tutto quello che vi occorre. Poi ci sono dei quaderni che non so per quale motivo non ho mai utilizzato. Cioè, li ho comprati ma non li ho mai utilizzati, ma io vi parlo dei tempi... Non so, saranno passati qualche 15 anni, non so per quale motivo non li ho utilizzati, andrò a farlo e sono particolarissimi, sono degli Invicta, non si sono più visti in giro, con questo, questa decorazione molto lucida e liscia in rilievo ed è bellissimo. Che poi questo sembra anche, sembrano gli occhi delle palette di Huda Beauty, però vabbè, dettagli. Questo qui che l'ho pagato pochissimo, soltanto 1 euro, è della Color Premium, sono 100 grammi, è molto spesso e i fogli sono a righe, però è come piace a me, molto spesso e duro in modo che non trapassa nulla. Questo qui che è a quadri, quasi tutti sono a quadri, questo colore fluorescente. Questo qui con i quadretti azzurri che mi piacciono tantissimo, con il mio animale preferito. Un altro della monocromo, sempre a quadri bianco. Questo qui della colorosa, questi qua sono tipo gommati, sono stranissimi questi quaderni e sono comodissimi. Bene, questo qui non c'entra nulla, ve lo faccio vedere, un semplicissimo quaderno. Questo qui, che anche questo non ho mai utilizzato, però mi piaceva, è cartonato questo qui, cioè è cartone questa stampa ed è molto molto carina. Questa stessa cosa dell'Invicta di quello di poco fa. Altro con il delfino, sempre a quadri. Questo qui che mi è piaciuto tantissimo, Miss You, con tutti i gessetti, i colori, appunto i gessetti, la lavagna, questi colori bello allegro, sempre a quadri. La particolarità è che ha questa forma arrotondata, non è squadrato. Ora ve lo faccio vedere. Vedete? È molto arrotondata ed è bellissimo. Poi ci sono dei quaderni molto molto particolari che ho acquistato in una cartoleria tempo fa ed è questo qui. Sono questi colori lucido e matte anche al tatto, sempre a quadri, semplicissimo a quadri ed è bellissimo. Stessa cosa per questo. Non so se riuscite a vedere qui. È olografico, in base a come si muove. Vorrei farvelo vedere però. Ci sono i fuochi d'artificio, non so se riuscite a vederlo. Ecco qui. Ci sono dei fuochi d'artificio in rilievo. Questo è a righe. Questi qua, stessa cosa. Colorati, bellissimi, sia lucidi che matte in rilievo. Questi sono tutti a righe, non c'erano a quadri e sono bellissimi. Questo qui è stupendo. E questo qui, della stessa cosa. Sono veramente
Fantastici. Poi tempo fa comprai due di questi qui a Lidl. Ora questo qui è aperto, stessa cosa. A quadri, tantissimi fogli con i divisori che poi voi potete sistemare dove meglio appunto credete. E l'ho preso sia bordeaux che verde. Poi stiamo finendo, ve l'avevo detto, prendete qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, ragazzi, perché veramente sono tante cose. Altri quaderni, questo qui è della Color Reason Assortito. Questo qua è a molto spesso a quadri azzurro. E questi qui, che ditemi se non sono stupendi, spessissimi, i fogli spessi, mi piacciono a me. Questo fucsia che non potevo lasciarlo, e questo qui arancione fluo. I colori, ovviamente, io li vedo molto più fluo dalla telecamera, vengono un po' sbiaditi, però vi assicuro che sono veramente strepitosi. E poi, infine, questo raccoglitore che avevo preso tempo fa, in cui ho sistemato tutte le ricerche, tutti gli appunti delle Gorgeous, perché a me piacciono tantissimo le Gorgeous, e ho preso questo comunque, anzi, questo qui in realtà. E questo in realtà mi era stato regalato ed è bellissimo. Con i quaderni penso che abbiamo finito. Ora, molto velocemente, vi faccio vedere altre cose per le agende e per le agende e per qualche penna, qualcosa dovete aspettare perché altrimenti il video diventerebbe molto molto lungo e io non vi voglio annoiare. Però vi dico soltanto che ho comprato questa pochettina che è davvero molto carina. Guardate qui. È un po' infantile forse, sì, ma io me ne frego perché mi piace. Posso mettere anche i trucchi poi qui dentro. Carina, carina. Poi ho preso questi post-it della Sometimes. Guardate che carino. In bianco e oro con le stelline. Si apre. E praticamente questi sono i post-it normali. Ci sono i nice day, il to do e il daydream. Queste sono le stelline e sono veramente bellini. Altri post-it, va bene, ve li faccio vedere così come li prendo. Ho preso queste ultimamente, ho preso queste penne che scrivono blu, sono bellissime. E qui praticamente ci sono le, se si riesce, ok, non si apre, tutto sigillato, bene, va bene, ok, in caso ve lo faccio vedere nel prossimo video perché non si, ok, siamo riusciti. Praticamente ogni penna, a parte questa, c'ha una scritta, sono così, e non è plastica ovviamente, quindi è un po' più pesante, però sono davvero molto molto belle, soprattutto quelle con le scritte, ve le faccio vedere insieme. C'è scritto Wonderful, Be Beautiful, e assomigliano molto a quelle della, questa sta crollando, a quelle della Wonderful, che tra l'altro l'anno scorso ho avuto io l'agenda della Wonderful, mi ci sono trovata benissimo, ma quest'anno non l'ho riacquistata. Queste altre penne, queste sono in gel del colore che vedete, quindi dorata, verde acqua e rosa. Poi ho comprato queste altre penne molto molto carine. Queste sono delle Lushan. Queste scrivono, credo, non mi ricordo, forse nere. Queste qui, molto belle. Queste mollette, queste sono delle graffette, delle clip a forma di fiocchettino, tanto che io una l'avevo utilizzata a forma di stella, però qui nella mia agenda della Mr. Wonderful, sogno in grande. Questa è quella che io ho utilizzato l'anno scorso. Mi sono trovata bene, anche se non so se tornerei a ricomprarla perché si è praticamente faceva quando si apriva difetto di qui e quindi ogni volta si piegava. Però devo dire che veramente mi ci sono trovata bene, molto molto bella. Poi ho preso i Giotto Turbo Glitter, che sono dei pennarelli in glitter, questi qui. Di questi ho comprato anche quelli là pastello e sono strepitosi, bellissimi. Poi ho preso questi evidenziatori della Carioca, sono bellissimi, hanno la punta, non di, non, ce l'hanno rotonda così. E
sono davvero carini. Questi qua ne ho comprati diversi pacchi perché hanno un prezzo veramente irrisorio. Queste matite color pastello che mi sono piaciute tantissimo, pastello e argento, 1,50 €. Guardate che sono carine. Queste qui che già le avevo tempo fa, con questi colori. Poi dei post-it, sempre Auchan, guardate che bellini, ne ho presi due pacchi perché io praticamente li consumo tantissimi. Questi post-it con questi richiami, i coniglietti, questo cos'è? Beautiful, come le scritte delle penne, questi sono veramente carini. Poi ho preso queste matite perché mi piaceva il colore, flue, avevo queste zampettine che mi fanno pensare ancora di più alla mia cagnolina. Poi ho preso queste penne, sempre Auchan, delle glitter, gel in glitter, queste qui, hanno questi colori, questa qua sarà bellissima rosa. E poi passiamo, perché le altre cose non le ho sistemate tutte per farvele vedere perché diventerebbe veramente lunghissimo il video. Ho comprato questo astuccio della Monocromo, purtroppo non ho trovato quello più grande di questo colore, però vabbè, poco importa, quindi è un po' più comodo, un po' più piccolino, ce ne faremo entrare ed è bellissimo ed è di quelli tipo gommosi, gommati ed è bellissimo. L'anno scorso comprai questo qui invece della Today I Choose Happiness ed è quello della Legami, questo qui. È trasparente con questi palloncini e avevo anche un quaderno così ed è veramente carinissimo. E poi altri post-it, anche se io utilizzo ora vi faccio vedere se non crolla tutto, altri post-it, ecco è caduto, questi qui della Tiger, di Tiger, e sono così, guardate che carini. Di questi ne ho presi due, sono questi qua più piccolini, questo più grande, questo qua praticamente enorme. Ed è, sono veramente parecchi come fogli. Questi qua vi li straconsiglio se riuscite a trovarli ancora. E poi vi stavo dicendo che io sì, a parte tutti questi quaderni, prendo appunti, però li prendo anche nel mio piccolo PC che mi porto, perché il Mac purtroppo non posso portarlo ovunque. E quindi ho comprato questo qui perché mi piaceva tantissimo il colore, è finissimo, è maneggevole, mi ci trovo benissimo per fare le ricerche, per studiare, e praticamente è così, nero, ed è carino, veramente tanto. Niente ragazze, questo qui era il mio primo video dedicato all'haul, quindi al back to school. Io vi ricordo di lasciare un like e un pollice all'insù se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, è totalmente gratuito, parlerò di make up, ma come ben sapete sto cercando di inserire anche altro, così variamo, anche perché voglio parlarvi delle mie passioni e il mondo della cartopazia appunto è una delle mie passioni, quindi caricherò il prossimo video con tutti gli altri acquisti e tutte le altre cose che ho da farvi vedere, diari, agende, penne, evidenziatori, penne particolari, quindi iscrivetevi. E seguitemi anche sul mio canale di Instagram, anzi sul mio profilo di Instagram, Miss Chloe Makeup, è scritto appunto tutto attaccato. Iscrivetevi, pollice all'insù, commenti, io vi aspetto. Bye bye!